nuovo gameplay, se volete, di Shadow of Mordor. Ho detto se volete perché dovrete scrivere qua in descrizione se continuo, se vi piace sta serie, che lo volete che la faccio o no. Quindi è solo un video di prologo intanto, per vedere se magari non lo conoscete, ma penso di sì, perché è un gioco figo. Si chiama Shadow of Mordor, come ho detto prima, del Dove si Signore degli siedono Anelli. le ombre. E sì, appunto, scrivete in descrizione se volete che Voci del monte faccio una fanno serie su lo questo, magari come la scudo volete e voi, se devo fare qualcosa in rispecchiano l'alleanza fra uomini particolare. Oppure se non volete che la faccio, e se non vi piace o roba del genere, tutto scrivete sotto nei commenti. Mi serve per sapere se continuare o no, perché è inutile che lo faccio se non vi piace. E mentre le forze di Grombus Quindi mettete in pausa il video se non volete perdervi la storia, andate erano sotto vegetali e sempre mettete cazzo di crescenti commento che sulle dice sì, colline vogliamo verdi la intorno serie o al no, non mare, vogliamo la serie perché ci fa sempre cagare, ci fai crescenti cagare tu, sulle eccetera. colline verdi hanno avvolto il mio regno Quindi e nessun uomo lo toglierà. Può incamminarsi sul suo sentiero. qui noi riprendiamo la storia inizialmente di quest'uomo qua, che anzi no, ve lo lascio a voi. Starò zitto e guarderete il video. Quello è un colpo perfetto per uccidere polvi. Non vorrei farti del male. Quello non basterà di certo. Dirael, il flagello dei polli. Forza! Forza! Fammi vedere che sai fare. Dovrai colpire con più forza se vuoi sconfiggere tuo padre. Così? Guarda che barba che ha. E tu non scordarti di colpire. Sta attento, Dirael. Il nemico non è sempre quello che sembra. Cioè, io uccido mio figlio così, a spadate. Mi sembra più che giusto. Allora, RT, ok, mi devo un po' riabituare con i tasti perché l'ho giocato tempo fa. Ricorda ciò che ti ho insegnato. Però non mi ricordo niente. Ecco. Sto giocando con un joystick dell'Xbox per il computer, quindi capito. Piove e le fiamme non si spengono. Stavo per dire, ma che cazzo mio figlio mi sta uccidendo? Sono gli occhi più forti che abbiamo mai visto. Non sono occhi, sono uruk. Sono molto peggio e ce ne sono troppi. Urukai. Trova tua madre. Trova tua madre, proteggila. Io sarò alle tue spalle, vai.
sono morto. La morte ti ha esiliato. Povera la manina. La parte brutta arriva dopo. Tanto non te la dà. Devi correre. Se corri, figlio mio, le ragazze te la danno. Ma per la strada. Ti ho interrotto, eh? Buon anniversario. Tale. È bellissimo. Dove l'hai trovato? Ho ancora degli amici a Gondor. Hai parlato con mio padre? Sì, ma non è servito a nulla. È molto ostinato. Andiamo comunque. Irael non ne sarà felice. Ci sarà pure una vita migliore di questa. Ha parlato anche lei, se avete notato. Quindi, non lo so. Credo che lei ha la voce da uomo. Se non ci nascondiamo, siamo morti. Forza. Avremmo dovuto andarcene. Ora è tardi. Non muoverti. Aprirò un varco. Sono in troppi. Dovrò restare nascosto. No. Li prendiamo da dietro come se fossimo degli stupratori. Prendiamo il mantello e le infiliamo dritto nel culo. Che mazzate. La mano nera lo vuole di Yorat. Prendi. Ah. E qua ancora fa stare un po' male. Presto saremo insieme, presto, per sempre. Non so voi, ma a me dà fastidio. Ora mi credi, Ram? Cosa mi è successo? La morte ti ha esiliato.
abbandonato tra i mondi della luce e del buio. La maledizione ci unisce tra le compagnie. Se ciò che dici è vero, come si spezza la maledizione? Trovando colui che ci ha maledetti, la mano nera di sangue. Ed ecco, questo qua è l'inizio dell'ombra di Mordor, quindi se non l'avevate visto mai, avete capito un po' la storia com'è. Quindi ha avuto un passato, questo qua è morto, però è resuscitato perché questo spirito qua non voleva reincarnarsi su quello cattivo, diciamo, che ci ha uccisi, ma quell'altro, cioè noi. E noi dobbiamo uccidere la mano nera di Mordor per spezzare la maledizione. Ma tutti i passaggi della storia lo scopriremo se appunto mi dite di continuare a fare il video o no. Quindi mi raccomando, scrivetelo. Conquistando queste torri noi otterremo la zona, diciamo. Nuove missioni, eccetera, 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 e un po' di ricordi di questo elfo nero, mi sembra. Cosa significa? Narcos, ci siamo dimenticati di te, eh? Rimedieremo subito. E abbiamo anche un argofaico. Un argofaico. Tu non rimedi in casa. Uno di me. Merda, l'ho mancato. La mano nera li voleva tutti morti. Eccitelo là. E appunto, se noi siamo non morti, abbiamo anche i poteri. Wow. Possiamo andare là, afferrarlo per metterlo dentro, invece di metterlo dentro glielo mettiamo in faccia e acquisiamo le informazioni dal tipo. Uno dei miei schiavi giurava di averlo affrontato. L'ho venduto per un po' di grog a Kibum, lo schiavista. Molto bene. E qui possiamo sbloccare i capitani, diciamo. Capitani, scoprire quali sono i suoi punti deboli, la sua locazione, eccetera. È lì che dobbiamo recarci. Vuoi davvero fidarti di un orco? Non è questione di fiducia. I pensieri non mentono. Bene, quindi questo è Shadow of Mordor. Se vi è piaciuto, mi dite che posso continuarlo. Continuo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, scrivetelo sotto quello che pensate, se volete o non volete questa serie. Futuro e passato sono uniti nelle tenebre. Quindi, per questo episodio è tutto. Da Final. E per il tutto, Jabavis. Al prossimo video. Ciao, Ez.
Yeah.